Da quanto tempo? Io non so come farlo sto video. Beh, per cominciare, ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale. Partiamo già dal presupposto che, come vedete, non c'è intro, non ci saranno tagli, proprio perché sto registrando questo video col cellulare e caricherò tutto col cellulare. Questo perché? Perché al momento non ho un computer. Il computer che avevo lo sto utilizzando in negozio. Come vedete, ormai almeno per quei pochi che sono rimasti sul canale, oramai è da veramente tanto tempo che non carico contenuti qui sul canale, anche se in realtà sono attivo su tutti gli altri social che ho. E vediamo se sta. Sì, in teoria mi sta riprendendo, spero di sì. E niente, perché sono sparito per così tanto tempo? E vabbè, chi mi conosce e chi mi segue appunto sugli altri social saprà che comunque mi sono sposato. Dopo il matrimonio ho avviato la mia attività, ho realizzato quello che è il mio sogno, infatti ho aperto la mia fumetteria. Mia fumetteria a Milano, la tela del fumetto. Ci sono già alcuni che mi seguono su YouTube e vabbè, anche negli altri social che hanno cominciato ad acquistare da me. E sono felice per questa cosa e ovviamente acquisto fumetti da me. E questo sarà il video acquisti. Torno a fare video acquisti, appunto. E questo è il video acquisti della mia fumetteria. Ce n'è di roba da mostrarvi. Però non vi mostro i video acquisti di quest'ultimo periodo che non mi sono fatto vedere, ma dell'ultimo mese. E niente, sono anche un po' cambiato, come avete visto, da quando ho aperto l'attività. Non ho più avuto tempo per andare a fare palestra, cosa che facevo 5 giorni a settimana. Infatti è più di un anno e mezzo che non faccio sport, semplicemente faccio l'attività di negoziante. Torno a casa e lavoro comunque. E questo ha inficiato anche la trasformazione fisica, però vabbè, sono cose che succedono, però prima o poi ritornerò in carreggiata. Ma questo non è quel genere di video, ma è un video acquisti. Per cui, visto che non ci saranno tagli, cerchiamo di essere un pochino il più rapidi possibili. Passiamo con i due acquisti Funko. Non ne acquisto tanti, ma acquisto quelli che tendenzialmente mi piacciono di più. Infatti ho preso sia Zoro che Baby Rocket. Rocket è il mio personaggio preferito dei Guardiani della Galassia. E niente, poi li aprirò, li metterò in libreria, perché io sì, i Funko Pop li apro. Non li tengo chiusi nelle scatole. Detto questo, partiamo subito con gli acquisti fumettosi. Partiamo subito. Allora, poi se volete avere informazioni sulla fumetteria, vi basterà chiedere, tanto potrei farvi anche video all'interno del negozio senza problemi. Abbiamo il primo numero di Skeleton Knight in Another World. Ora spero anche che si vedano tutti bene. Blue Lock 1 Variant, Miruko Chan 2, lì in mezzo forse c'è anche l'1, forse no, è già di là. Chojin X 1, questo è il primo numero di nuova opera dell'autore, comunque del creatore di Tokyo Ghoul, che a me non ha fatto impazzire. Sì, odiatemi per questa affermazione, però io non sono un gran fan di Tokyo Ghoul. Abbiamo poi il settimo numero di The Knights of the Apocalypse, il seguito effettivo di The Seven Deadly Sins, storia che a me sta piacendo veramente tanto e non vedo l'ora di vedere come prosegue. Abbiamo poi il quarto numero di una serie che sta venendo pubblicata in modo molto lento, che è Neon Genesis Evangelion, in questa sua nuova edizione. Serie che sto prendendo principalmente per mia moglie, perché lei è fan di Evangelion rispetto a me. Numero 3 di Soul Eater nella sua Perfect Edition. Io ragazzi spero che i volumi si vedano tutti, perché non sto vedendo niente. Edizione che a me sta piacendo veramente tanto. Se non avete mai avuto modo di leggervi Soul Eater, questa edizione è il metodo giusto per farlo. Abbiamo poi secondo pacchettino, mettiamolo in ordine, così da vedere. My Home Hero numero 3,
Boys Abyss numero 5. Questa è una serie che a me sta piacendo veramente tanto. Onesto, l'autore io lo preferisco maggiormente ad Oshimi. Ha quel modo di scrivere, quel modo di disegnare che me lo fa apprezzare molto, ma molto di più. Ora, non so se voi state seguendo questa serie, se non avete mai iniziato a seguire, ma amate Oshimi, dategli una possibilità perché non ne rimarrete affatto delusi. Abbiamo poi il terzo numero di Insomniacs After School. Questa storia non ho ancora cominciato a leggerla, sono onesto. Mi sono fatto affascinare dal numero 1 variant e da lì, visto che mi ha colpito la variant, ho detto sai che c'è, cominciamolo. E in quel caso, ci sono casi in cui molte volte la copertina mi invoglia ad acquistare una serie, però in realtà devo cominciare a leggere. Abbiamo poi l'ultimo numero di 20th Century Boys. Ora finalmente posso andare avanti con la lettura. In realtà avevo letto il primo numero e poi mi ero bloccato perché mi sono detto con Urasawa conviene sempre leggersi tutti i numeri assieme. Quinto numero di Sanctuary nella sua nuova edizione. E il settimo numero di Rurouni Kenshin Samurai Vagabondo. Serie veramente bella per gli amanti comunque del genere. Posso dirlo? Non mi odiate? Storia sui samurai forse tra le migliori che sono state pubblicate? Sì, non odiatemi per questa affermazione. Abbiamo poi il bellissimo bundle con Duranki e la variant del numero 1 di Berserk. Allora, su questa cosa c'è da fare una piccola incipit, soffermarsi un attimo. Su Duranki sappiamo che comunque non è una storia che verrà mai completata perché appunto, se non ricordo male, Miura la stava scrivendo, ma poi giustamente non ha potuto completarla per quello che poi è successo, infatti vediamo già qua. Spero che si veda bene che il volume a un certo punto diventa con le pagine tutte bianche perché sono solo testo e schizzi vari, per cui è un'opera molto incompleta. Per cui questo bundle di per sé io lo consiglio principalmente ai veri fan di Kentaro Miura. Poi magari qualcuno vuole avvicinarsi a Berserk e vuole prendersi questo bundle per prendersi la variant numero 1, può farlo, sì, però chi mi conosce sa che io questa edizione di Berserk non la consiglio a nessuno perché a me non piace. Però alla fine è un ottimo modo per avere in un unico bundle due volumi di Miura. Abbiamo poi un'opera che ho preso perché in realtà me l'ha consigliato un mio casellante, che è un disegnatore professionista con il quale comunque ho fatto degli eventi di serate sketch. Questo in realtà lo sa chi segue Instagram del negozio, che almeno una domenica ogni due mesi faccio serate sketch per avere degli sketch da disegnatori professionisti. Vabbè, Initial D1, questo ve l'hanno spammato un po' tutti i top influencer di YouTube e di tutti i social del mondo, per cui lo conoscono tutti. E una serie che a me sta piacendo veramente, ma veramente tanto, è Shangri-La Frontier. Io prendo la versione con il pack, l'expansion pack. E nulla, questa storia a me sta piacendo veramente tanto. È consigliata un po' a tutti gli amanti dei videogiochi e anche a quelli che comunque hanno apprezzato Sword Art Online. Altro pacchettino. E comincio a cadere la colonna. Ci sta, me lo immaginavo. Abbiamo poi il decimo numero di Proteggi la mia terra. Siamo quasi vicini al finale di questa serie che comunque era difficilissima da recuperare prima che la Planet lo ristampasse, per cui appena è stata annunciata questa nuova edizione ne ho approfittato al volo. Abbiamo poi il primo numero di questa nuova serie che è Monogatari Onigunso. Ricordavo solo Monogatari. Questa in realtà l'ho presa molto a scatola chiusa. Diciamo che tendenzialmente i primi numeri tendo a provarli tutti, anche perché giustamente
devo parlarne in fumetteria quando arrivano i clienti. E visto che non ho preso il gioco perché mi manca la PlayStation 5, mi sono ripromesso che prima o poi comprerò la PlayStation 5 anche per questo gioco, ho preso il primo volume di Elden Ring. Graficamente è qualcosa di magistrale. Cioè, ora voglio farvi vedere una tavola, sperando che si veda bene. Ma di cosa stiamo parlando? Andiamo avanti. Andiamo. Altro pacchettino. Come vedete sto facendo molto a carrellata, senza stare a soffermarmi più di tanto, perché c'è tanta roba. Comunque acquisto tanto, eh. Beh, ormai lo saprete. Abbiamo comunque Kamisama Kiss 3. Stesso motivo per cui ho preso Proteggi la mia terra. Non avevo avuto la possibilità di leggerlo all'epoca quando usciva. Ora che è uscito in questa nuova edizione, ne sto approfittando. E comunque ne ho sempre parlato, sentito parlare bene. Spy Family 10. Lo conosciamo tutti. Questo numero è incentrato su Forger, sul padre Forger, che adesso da tanto che non lo leggo non mi ricordo il nome del protagonista maschile. Vabbè, la Twilight, chiamiamolo col suo nome da spia. E dovremmo conoscere il suo passato, almeno la copertina ci fa indicare questo. Magari mi sbaglierò. Abbiamo poi Claymore 5. Finalmente posso leggermi questa serie, che in molti hanno sempre definito Berserk al femminile. Io non ho mai potuto apprezzare questo genere di termine, però ho sempre sentito parlare solo che bene di questa serie, per cui non vedo l'ora di vedere proprio di per sé tutta l'opera. In realtà prima di leggerlo volevo attendere i primi 10 volumi, così poi facevo una bella lettura in rush. Molte volte, specialmente essendo che seguo tante serie, per molte serie decido di leggere tot numeri assieme. A proposito di Oshimi, visto che l'abbiamo citato prima, abbiamo Bentornata Alice, o Bentornata Alice, come vogliamo pronunciarlo, volume 2. Avevo preso il bundle del numero 1 proprio perché mi mancava anche i Fiori del Male, visto che nel bundle c'era il numero 1 variant, ne ho approfittato. Abbiamo una delle serie di maggior successo del momento per quanto riguarda J-Pop, che è Dandadan, volume 5. Per questa serie sono rimasto un attimo indietro, devo leggere ancora il terzo o quarto volume, però vabbè. Veramente apprezzata per il momento. Abbiamo poi una serie che molti stanno criticando, ma che a me sta continuando a piacere, sia l'anime sia i volumi. Onestamente a me sta continuando a piacere, non mi sta annoiando. Tokyo Revengers, volume 24. Ho un'idea sul finale, onesto, e sono curioso di vedere se il finale è come me lo aspetto io, oppure se l'autore mi sorprenderà. Stiamo a vedere. Poi abbiamo i Cavalieri dello Zodiaco nella loro nuova edizione, la Final Edition numero 4. Onesto, l'edizione è veramente ben strutturata, a me piace veramente tanto. Ci sono alcune cose che non mi fanno impazzire, forse l'adattamento in modo massiccio di alcune tecniche. Però, allora, l'unica cosa che forse stona dal mio punto di vista è che, se non ricordo male, c'erano anche delle pagine a colori, in quadricromia almeno, e secondo me per essere una Final Edition avrebbero potuto inserirle. Questa forse è l'unica pecca di questa edizione, però di per sé, secondo me, è l'edizione migliore per quanto riguarda i Cavalieri dello Zodiaco che possiamo trovare al momento. Andiamo avanti. Vi ho mostrato prima il primo numero, vi mostro adesso il secondo numero di Skeleton Knight. Poi, primo numero della nuova edizione di Marmalade Boy,
conoscono tutti questa serie. In realtà non avevo mai avuto l'occasione di recuperare tutte le varie edizioni uscite in Italia e sono felice che la Planet lo abbia ristampato in questa edizione. Io adoro queste edizioni quasi. Abbiamo poi due serie che mi stanno piacendo veramente tanto. Una di queste due la sta adorando anche Ravero. Vabbè. Abbiamo l'undicesimo numero di Ashield 21, purtroppo stiamo già arrivando alla fine di questa serie, ormai mancano due numeri. E niente, Ashield 21 per me è lo Spokon migliore al mondo. Sapete già come la penso, che secondo me è superiore anche a Slam Dunk. Linciatemi per questa cosa, ma l'ho sempre pensata così. E poi abbiamo una serie che io attendevo da veramente tanto tempo e quando è stata annunciata ho fatto i salti dalla gioia. Sto parlando di Rooster Fighter. Ragazzi, un gallo che va ad uccidere il kaiju di città in città. Cosa possiamo volere di più? Perfetto, andiamo avanti. Abbiamo poi Dragon Ball Perfect volume 11 di 21st Century Boys. Allora, su Dragon Ball 11 Perfect, in questa fantastica edizione, c'è stato un problema di stampa dove praticamente la prima pagina a colori che dovrebbe raffigurare la copertina mostra la copertina del numero 10. A me onestamente non crea problemi, però come ho detto a tutti i miei clienti, se vogliono sostituire il volume possono farlo, vi basterà semplicemente riportare il volume in negozio, che poi quando verrà pubblicato la correzione del volume ci occuperemo poi della sostituzione. Prossimo pacchetto. Abbiamo stato prima i numeri precedenti. Proteggi la mia terra volume 11 e Kamisama Kiss volume 4. Poi volume 2 di una serie che si è fatta attendere. A me il primo numero è piaciuto. So che l'ha criticata parecchio Kirio, però sarà il mio amore per i gatti che mi ha fatto apprezzare il primo volume. Infatti, appena uscito il secondo numero, l'ho preso. Night of the Living Cat. Io, come già detto, il mio amore per i gatti mi ha fatto apprezzare il primo numero. Poi, vabbè, lo prendo per quello che è, un manga d'accesso, per cui non mi è dispiaciuto. Altro pacchettino. Sistemiamo un attimo qua per rendere tutto più facile. Abbiamo Oshinoko numero 7. Oshinoko adesso sta finalmente sbancando grazie anche all'annuncio dell'anime. E niente, io in realtà sono un po' indietro con Oshinoko, però in realtà mi sta piacendo veramente tanto per dove sono arrivato. Mannaggia TikTok, perché sta spoilerando tutto l'anime, almeno ancora prima che uscisse c'erano già spoiler enormi. E niente, Mayon Miro 4, Cavalieri dello Zodiaco Lost Canvas Extra. Questo l'ho preso anche perché io amo Lost Canvas e capirete perché lo amo, perché ho preso anche un'altra cosettina che dopo vi mostrerò. E niente, Lost Canvas superiore a Cavalieri dello Zodiaco normali? Sì, no? Ditemelo nei commenti. Abbiamo poi Ice Guy e Cool Girl numero 2. Sempre bella questa storia. A me non dispiacciono i manga romance. Sono un romanticone, per cui questo genere di storie a me piacciono assai. Abbiamo poi una serie che ho atteso per non so quanti mesi. Black Clover 33. Finalmente possiamo andare avanti, anche se in realtà mi sono spoilerato un punto della storia che quando lo vidi sul Jump che mi arriva in negozio mi ha lasciato a bocca aperta. E niente, non vedo l'ora di leggerlo. Ah, ovviamente, per chi non lo sa, in negozio mi arrivano Yu Christian in Jump. Poi abbiamo Demon Slave numero 8, storia che io sto apprezzando in un modo incredibile. Sono curioso di vedere questo ottavo numero, anche perché ogni numero mi diverte e mi intrattiene in un modo incredibile. Abbiamo poi un secondo ed ultimo numero di una storia parodistica, ovvero Deadpool Samurai.
solo nella cover normale, la variante mi deve arrivare in negozio settimana prossima. E niente, c'è una tavola che sapevo già che ci sarebbe stata, perché c'è stesso motivo per quello che vi ho detto prima di Black Clover, me l'ero spoilerato. E niente, citazione su citazione, vi faccio vedere questa, tanto questa è una citazione sicuramente che riconoscerete. Ragazzi, se amate Deadpool, questo manga fa per voi. Piccola pausa bevuta. Scusate, non tagli. Cercherò di tornare a fare video un po' più seri appena avrò un computer in casa. Vediamo poi l'ottavo numero di Alice in Borderland. Questo numero ho letto, non l'ho letto, cioè in realtà non ho letto una buona parte di Alice in Borderland, sono fermo dal quarto numero, ma ho deciso che finché non finisce non leggo i numeri successivi perché me lo voglio leggere tutto d'un fiato, per cui da dopo il quarto numero non so praticamente nulla, non voglio nemmeno spoiler. Abbiamo poi una bella spezza di roba. Vabbè, Eden nella sua nuova edizione, volume 5. Eden, ragazzi, è sempre bello, a me non dispiace, però va detto che in alcuni punti è un po' pesante. Abbiamo poi Crisi Oscure sulle Terre Infinite, volume 3 normale e 3 variant. Poi Judgment Day numero 5. Amazing Spider-Man 15 e 15 anche variant. Abbiamo anche il nuovo numero, il penultimo numero di Batman uscito, variant. Poi abbiamo Daredevil 5-6. Qui mi devo un attimo allungare perché le cose sono un po' distanti. Penso abbiate già visto cosa sto per mostrarvi. Amazing Spider-Man 14. E abbiamo anche il bel Berserk in edizione deluxe, volume 2. Finalmente anche in Italia è arrivato questo capolavoro in questa fantastica edizione. Pensavo ci fosse un problema, no, la pellicola, fantastico. Tutti sanno quello che penso su questa edizione. Io ho sempre detto che se non fosse stata annunciata in Italia in tempi brevi me la sarei presa americana. Fortunatamente, poco prima che stessi per acquistarla, non so più parlare, perdone, per acquistarla, la versione americana, la Planet l'ho annunciata, per cui buon per me. Mi sono risparmiato un bel po' di soldi. Per cui sono felice. Questa è comunque l'unica edizione di Berserk che io vi straconsiglio, ragazzi. Sì, costa 50 euro a volume, però, ragazzi, merita. Merita veramente tanto. Abbiamo il secondo numero di Welcome in the Bedroom. Non so più parlare, scusate. Tokyo Revengers 25. I Am A Hero volume 12. I Am A Hero è sempre I Am A Hero. Questo lo lessi quando veniva pubblicato da GP. In realtà io arrivai con GP al volume 17, per cui in realtà dal volume 18 ho, non so cosa succede, per cui poi dovrò leggerlo. E poi ho il volume numero 3514 di Variant di Topolino. Questo l'ho preso perché in copertina c'erano due dei miei personaggi preferiti. In primis perché c'è Paperino, che è Paperino il mio personaggio preferito del mondo Disney, per cui se c'è lui, acquisto. Abbiamo poi The Boy and the Beast, volume 1, in questa edizione deluxe. Questa storia in realtà mi ha incuriosito un po' per il comparto grafico e basta, non so nulla della trama, sono curioso di leggerlo. So che c'era un film, che questo manga dovrebbe essere ispirato al film, appunto, però non ne so nulla. E sono curioso di leggerlo, sarà in due volumi e nulla. Abbiamo poi quel fantastico capolavoro, anche se in realtà non è un capolavoro, di Record of Ragnar, volume 14.
Siamo arrivati finalmente alla fine dello scontro tra Buddha e la divinità delle fortune, delle sette fortune, che adesso non mi ricordo esattamente il nome effettivo, comunque la divinità della fortuna, che si era scinso diventando delle sette fortune per poi diventare della sfortuna, comunque un nome effettivo non me lo ricordo, per passare adesso allo scontro di Hades e il re. Adesso sto andando molto a memoria perché appunto non ho ancora letto il volume, per cui non so effettivamente i loro nomi. E poi abbiamo Claymore 6. Abbiamo qui, poi. Il pack di Jumbo Max e di Guitar Shop Rose, due nuove opere dell'autore di Noin. E il volume 1 di Miracle Girls. Non so se vi ricordate Terry e Maggie, io vedevo l'anime, il manga non l'ho mai letto ed ero abbastanza curioso di vedere com'era la controparte cartacea, per vedere le censure che ci fossero nell'anime rispetto al manga. Abbiamo poi, abbiamo quasi finito, Amazing Spider-Man 16 e la variante di Iron Man numero 1, perché appunto era iniziato dal numero 1. Dragon Ball numero 12. E poi abbiamo Demon Slayer numero 23, che chiude la serie. Demon Slayer 23 Variant e appunto Saint Seiya The Lost Canvas, la nuova edizione. E per ultima cosa abbiamo questo, il box per mettere poi tutti i numeri di Demon Slayer nella sua edizione limitata. E niente, questi sono i miei acquisti di questo mese e mezzo. Spero che questo video vi sia piaciuto, scusate sempre per i non tagli. E niente, non ero più abituato a fare video. Io, come sempre, vi ringrazio per la visione, fatemi sapere con un bel commento quelli che sono stati i vostri acquisti, cosa ne pensate della fine di Demon Slayer, penso che vi farò un post o un video o magari anche un podcast parlandovi di Demon Slayer, ma penso che vi parlerò anche di The Last of Us nel podcast. E niente, io comunque vi ringrazio ancora per la visione e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!